E signori miei, cominciamo con le consegne. Me lo stavate chiedendo, ah, madre, le consegne dove le avevi messe? Te le dimentichi? No, non me le dimentico, anche se siamo sul finire della storia, ragazzi, io non mi dimentico, ho fatto delle consegne, anzi, ragazzi, vanno assolutamente fatte queste consegne, quindi siamo qua oggi appunto per fare proprio quelle. In effetti potevo startare il video... Avanti, scendi o ti butto giù io. Avanti, scendi. Molto più lontano da dove in realtà sono. Facciamola finita. E quindi niente, ci faremo una nuotatina, camminatina, prima di raggiungere destinazione. Allora, per quanto riguarda la storia, siamo ovviamente le missioni secondarie, questa è l'ultimo pacco di missioni da completare. Dobbiamo uccidere Savonarola e poi andare a fare il finalissimo nella città eterna, ovvero Roma. Eterna anche perché ci ospiterà nel prossimo capitolo, che sarà Assassin's Creed Brotherhood, che inizieremo veramente da qua a breve perché siamo ormai verso il più o meno il 95% di completamento della storia di Assassin's Creed 2. Quindi potete capire che veramente manca poco se non niente a finire questo capitolo della saga. E come primo, se tu magari ti lasciassi cadere, bravo fenomeno, senza morire invece sì. Che la città sia tua. Al ladro, prendete quel bastardo. O così. Ok. Un matrimonio perfetto. Troviamo il ladro. 150 metri, vabbè, 5 minuti, a voglia te. Evitiamo di camminare per aria. Tanto il tempo non manca, non ho acceso il ventilatore. Infatti lo accendo mo'. Perché sennò, ragazzi, cioè io ci muoio qua dentro. Perché è inverno quando esce il video, ma in realtà è estate. Questo stronzo. Può darsi che sia sul tetto, eh. Uccidi il ladro e recupera la lettera. Che mosse ardite. Ma è lui. Boom. Ora, che voi mi ricerchiate per questo. Ecco. Non è cascato in acqua, vero? E comunque Ezio continua a fare le billate. Tre pugnali da lancio regalati praticamente, cioè che fa li rifiuti, ovvio che li rifiuti. I migliori artisti della gilda lavorano per me. E vi informo anche che questa consegna a Venezia sarà l'ultima volta che metteremo piede a Venezia. Adesso che ci penso, sarà veramente l'ultima volta. Ammesso che non dobbiamo tornare a recuperare qualche pagina del codice, cosa che potrebbe anche essere. Comunque sia, riconsegniamo la lettera. Potermi fidare. Un matrimonio perfetto. E allora andiamo al prossimo atto di consegne. Ne abbiamo uno a Forlì, uno a Firenze e due a San Gimignano. La stazione di posta più vicina è questa, quindi buona. Ponte di Rialto, che ovviamente non è il ponte di Rialto che conosciamo oggi, ma era veramente così quegli anni, era in costruzione. Intanto ne approfitto un secondo, scusate, ma mi dà fastidio da morire. Sono consultabili presso la gilda. E allora viaggio verso Firenze, bottega di Leonardo, per la consegna che sarà sciupa femmine. Eccoci qua col filtro del DLC di Savonarola, ma noi non siamo qua per questo in questo momento, siamo qua per andare a fare questa consegna che sarà numero 2 su 5. Ricordiamo, 30 contratti di assassinio, 6 pestaggi, 5 consegne. No, scusate, 5 pestaggi. 6 corse e 5 consegne, preciso. Pardon. Non si è piovuto, ma è fresca!
Via di qui. Portatelo a destinazione alla svelta. Molto alla svelta. Questo dovrebbe essere semplice, perché quelle uscite a Firenze, ragazzi, sono quelle uscite tipo alla prima o seconda sequenza, quindi sono veramente semplici. E quindi confido nel fatto che ci metteremo veramente poco a portarle a termine, mo l'ho detto. E tra l'altro sta merdina si trova anche in alto. Un po' di attenzione, amico. Fortuna vuole che siano vecchi Tommy e non... È tua. Udite, udite. Non è tua, è tua. È stato posto alla... Grazie. Problema dei giovani che... Grazie. Ma tu chi sei? Chi eri? Giuro, non c'entro nulla. Vabbè, ci siamo divertiti. Manca il secondo, ragazzi. Le consegne penso siano veramente le missioni secondarie più facili di tutte. Cioè basta correre, non basta fare altro. Perché pestaggi, devi stare attento a non tirare magari in acqua le persone. A volte ci hanno preso a pugni più persone. Qua, ragazzi, veramente non c'è da fare niente queste missioni secondarie. Cioè, sono proprio... Le missioni secondarie, oserei dire, più inutili, forse. Però aiutano a fare 100%. Ecco la fregatura. Vabbè, non c'è problema. Così. Precisissimo. Comunque 100 fiorini l'ha pagata. Cioè, ve l'avevo detto. Tra l'altro ci hanno anche mollato qua una sezione di posta, proprio la bottega di Leonardo, dove siamo arrivati. E allora, San Gimignano. Sì, poi c'è anche a Forlì, mi raccomando. Porta nord-est. Questa volta non vado alla porta sud, sono fiducioso. È stata a vedere cosa sta per succedere. Dov'è il... Lo sapevo. Sapevo che dovevo entrare dalla sud, lo sapevo. Scusa. Che ti diamo un bel premio, magari per la tua idiozia. Scusate. Mi scappava. Arriva un uomo potente che difende la povera gente. E poi gli piscia sul dente. Scusate, ci stavo. Tutte ste viuzze non ci capisco una sega, ragazzi. Proprio nulla. Di certo non vado a corrompere il coso giusto per così poco di ricercato. Infatti c'è il manifesto qua. Raga, faccio prima. Ed eccolo qua. No, soldato alle cortigiane, vabbè. Subito. Se farete in fretta, vi ripagherò bene. Cerimonia nunziale. Sì, c'era le labbra del tipo che hanno tipo fuori sincro col col video. Mi stavo preoccupando. Spostati. Ma che cazzo fa? No, Ezio. Vabbè, questo bug è assurdo. Cioè, raga, non so se avete appena visto. Contorsionista. Beh, manca un minuto. Tanto siamo arrivati. Mica ha girato là indietro a informarlo. No. Va bene, prima consegna andata. Ci dovrebbe essere la seconda, sempre lì. E allora torniamo indietro. Andiamo a farla. Cerimonia nuziale è fatta. Vabbè, dei soldi veramente mi importa pochissimo, perché sono una paga veramente misera e soprattutto ininfluente in confronto ai soldi che abbiamo fatto in questo gioco. Pareva un gatto quello lì per terra, raga. Toglietevi di culo tutti quanti. Forza, via, fuori dal cazzo. Sempre lui.
Consegnatelo per me in tempo e vi ripagherò generosamente. Consegna espressa. E via allora. Consegna tutte le lettere, ragazzi. Aspettate un secondo. Allora, sono tutte fuori dalla porta. Già. Sono tre? Sì, sono tre. Sono tutte fuori porta. Ok, ok. Usciamo dalla porta sud e andiamocela a prendere noi, perché prendiamoci il cavallo e risolviamo sta situazione. Scuse, ma queste meraviglie valgono ben più. Cavallino e via. Però ci devi salire. Dimmi che mi fai guadagnare qualche secondo quando arrivo a consegnare, se no c'è son cazzi amari. Forse uno è qui. Yes. Oh, oh. Molte grazie. Che è rumeno. Non ho tantissimo tempo ancora a disposizione. Un altro, questo qua era un... questo qua è russo, palese. Sì, vabbè, senza cavallo, ragazzi, non era fattibile. Quei 2 minuti e 30, cioè, sono veramente pochi, eh. Lascia sta che ci si arriva tranquillamente, però ci sono veramente pochi. Per fortuna i bersagli sono tutti per terra, quindi da quel lato il gioco ci vuole bene. Ah, e l'ultima è andata. 2500 fiorini, buttali via. Buttarli via. A vedere il nostro patrimonio, possiamo davvero anche buttarli via. Considerando che tipo ho preso il trofeo per aver speso 5000 fiorini in cortigiane, fate voi. E manca l'ultimo a Forlì e poi anche il capitolo consegne, ragazzi. Lo archiviamo e archiviamo anche a questo punto il capitolo missioni secondarie di questo gioco. Romagna, Forlì, Forlì. E all'Orz. Dove dobbiamo andare? In Romagna, Forlì, a Forlì. Palese, perfetto. Questa penso sia l'ultima volta che mettiamo anche piede a Forlì. Ripeto, sempre. Non lo vedo. Dov'è? Addosso perché? Boh, vabbè. Ripeto, l'ultima volta che mettiamo piede a Forlì. Ripeto, ammesso che non ci siano pagine del codice da recuperare, ma da quel che credo l'ho recuperate tutte. Zitto, cazzo. Allora, se lo uccidi tipo in volo cose varie, ti danno ricercato, o se ci combatti. Così silenziosamente non dovrebbero dartelo. Ma perché sono ricercato praticamente a vista? Che senso c'ha, raga? Me la sei meritata. Ci sta seminando. Eccolo. Quanti guardie occorrono? Ma spiegatemi perché, raga. Lo sapevo che lo fa prima. Dai, spara gli altri, fai il tuo dovere. Non vedo l'ora di poter fare l'uccisione in combo, raga. Affrontate quest'uomo con molta ora. Fategli vedere cosa? Eh sì, te la sei cercata, zio. Come sta?
peli d'erba sotto i colpi della pestilenza. La fanteria offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di arruolarsi. E mi tocca anche andare a stappare il manifesto, capito? Ho anche delle merci. Ora mi fate fare la missione senza cazzi, vero? Potete consegnarlo per me? Se farete in fretta, vi ricompenserò. Vabbè, il contadino è in Romagna, quindi può darsi che... Fraternita di San Paolo! È che son cazzi perché mi dà un minuto solo. Dov'è? Ah, beh, lì fuori, buono. Pensavo fosse tipo un culo a Gesù. Solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza accumulata in anni di commerci. Arrampicati però, sì. Perché non cammina e basta? Non mi mettere pressione, grazie. Lo so da me che mancano 30 secondi, non serve che tu mi avverti, ma... In linea con i nostri obiettivi, cheat. Batti pure. Ah. Ecco cosa bisognava fare. Vabbè, sti ciccioni, Ezio. Te li mangi a colazione, sti ciccioni. Boom. Madonna, Ezio, sei potentissimo. Liscio. E anche tu. Finiti, vero? Ah, mancava uno. Adesso torna tutto. Adesso torna tutto. E allora ragazzi, le consegne sono finite qui.